direi proprio di no. Finalmente si pone l'accento sul fatto che innanzitutto noi abbiamo vinto una battaglia in Unione Europea. Ricordo che questa battaglia è una battaglia tutta italiana che abbiamo chiuso in questi 12 mesi, che ci permette di dire che dal 1° di luglio c'è l'etichettatura obbligatoria per l'olio extravergine d'oliva. Per il consumatore significa avere una tracciabilità dall'olivo alla tavola. Questa è una rivoluzione copernicana per un comparto nel quale questo non è mai stato possibile. E quindi sicuramente ci saranno dei controlli ad hoc per garantire anche questo, immagino, perché ora che si è ottenuto qualcosa probabilmente bisogna anche difenderlo. Assolutamente sì, guardi, io sono ricordato per il ministro della tolleranza zero, nel senso che ho impiegato e sto impiegando i miei forestali, l'ispettorato controllo qualità, le capitanerie di porto e il nucleo di carabinieri e frodi comunitarie, come dico sempre io simpaticamente, con delle priorità. La priorità non è quella di rincorrere magari i pensionati per i vigneti durante la raccolta dell'uva o nei frutteti, ma di occuparsi dei veri crimini, che sono quelli sul fronte della sicurezza alimentare e delle frodi in commercio.